Vediamo un attimino dai, il gazzettino del 23/9/1998. Quella irresistibile voglia di avere un angelo per amico. E un altro articolo a lato, sempre della stessa pagina, di Paola Giovetti, studiosa di paranormale, dice: io ci credo, ma attenti a chi specula. In realtà è tutta una speculazione. Perché cercare un angelo per amico, cercare qualcosa, non è altro che la trasposizione rispetto a delle descrizioni diverse di quello che è l'assoggettamento della persona al Dio padrone. Cioè, anziché avere Dio padrone, beh, go l'angelo, go queo, cioè, ho sempre una spalla, ho sempre qualcuno che veglia per me, che vede per me, che guarda per me. E queste cose vengono riaffermate, no? Tipo quella del morto, della madre che si mette in contatto col figlio morto perché il figlio morto gli dice che in fondo sta bene e tutto, cioè, tutte queste cose consolatorie, in realtà sono degli elementi di assoggettamento, cioè sono delle strategie per creare sottomissione, per creare assoggettamento. E si verificano molto, per esempio, nelle sedute spiritiche queste robe, cioè che c'è sempre l'angelo reincarnato, il saggio, che si presenta a dire tutta una serie di robe. Che a volte è trasposizione dei presenti, ma altre volte sono effettivamente degli esseri di energia che giocano sporco. Noi altri dovremmo capire che siamo noi che dobbiamo determinare la vita. Cioè noi altri dovremmo comunque, anche se noi altri abbiamo dei rapporti con qualcuno o qualcosa che non conosciamo, comunque quel rapporto inizia e finisce in quel momento perché siamo noi che dobbiamo affrontare la vita, cioè siamo noi i padroni della nostra vita, non altre cose, non dobbiamo dipendere da qualcos'altro. E chiaramente faremo tante puttanate, faremo tanti casini. Costruire un crogiolo dello stregone occorrono 50 anni, cioè non è una cosa da poco. Riuscire a tirarsi fuori da quello che è il condizionamento del crogiolo del male, a volte ci porta ad affrontare tante di quelle fobie, tante di quelle cose incredibili, che noi facciamo una fatica pazzesca. Andiamo avanti, per cui per favore, quando vi parlo di angeli, vi parlo di questo, fatevi una bella risata, perché è una truffa bella e buona. Esistono esseri di energia che ci circondano, ma ne abbiamo miliardi che ci circondano, ogni temporale ne nascono, ogni volta che un vulcano sfocia ne nascono, però hanno i loro cammini, hanno le loro specificità, le loro predilezioni, cioè non hanno quello che le persone vorrebbero proiettare, che in realtà proiettano su di loro i nostri bisogni soggettivi, cioè proiettano su di loro il nostro essere esseri umani. Per favore, non pensateli a nostra immagine e somiglianza, come il Dio pazzo vuole che le persone si pensino. Appartengono a loro. E stanno là, anche se ci stanno attorno, si spiegano l'energia che ogni essere della natura butta fuori, vivono la loro vita, hanno i loro interessi e i loro intenti, sono diversi, sono un'altra cosa. Per cui non creiamo delle cose per costruire dipendenza, perché alla fin fine questo gioco dell'angelo che esiste, anche il gioco New Age dell'angelo protettore, eccetera. È sempre un gioco sporco che ha come fine la costruzione o comunque salvare un aspetto della dipendenza. Cioè, visto che la persona non riesce a buttare via tutta la dipendenza possibile e immaginabile, ne salva una parte. Un po' di dipendenza la conserva e la riferisce a un angelo, la riferisce a un santo, la riferisce alla protezione di chissà quale rito, magari anche Satana, toh. Visto che tanto tutto fa brodo, è sempre una questione di dipendenza. La stregoneria è l'arte di prendere nelle proprie mani la propria vita, è la propria vita magica, non soltanto, è la propria vita magica, è anche la propria vita quotidiana. Se uno non è in grado di prendersi nelle proprie mani la propria vita quotidiana, non è neanche in grado di prendersi in mano la propria vita magica. Cioè le due cose non sono separabili, eh? Noi siamo esseri della natura, abbiamo un corpo fisico e affrontiamo la vita fisica. Pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno, buonasera. buonasera. Senti, stai parlando degli angeli, ma come ti permetti tu a uno che crede all'angelo di venire a dire queste Dico che è robe? una Se, senti, truffa. se uno crede all'angelo oppure a qualsiasi cosa, se lui trova benefici, tanto meglio. Come No, non sono no? d'accordo Per con te. esempio io. Cioè, se uno gestisce i campi di sterminio e ha lo stipendio perché fa funzionare il campo di sterminio e ammazza delle persone, lui ha dei benefici, ma io non sono d'accordo. Ma certamente, per esempio, Ah, beh, mi piace.
stare attento. Io credo fermamente all'angelo, però non è che mi che dedico, che faccio che lui faccia tutte le cose per me, perché loro, anzi loro dicono che noi dobbiamo, abbiamo libero arbitrio. Pronto? Che cos'è il libero arbitrio? Eh? Che cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio è agire come vogliamo noi, senza condizionarci con questo. Io, per esempio, credo in Dio ma non vado in chiesa. Se tu credi in Dio non hai più libero arbitrio. Ma io credo a un Dio superiore. Bene, ma non hai rinunciato al tuo libero arbitrio. No, ma io non credo, per esempio, ai sacerdoti, tutte quelle cose. Io credo all'angelo, però non credo. No, 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 nella chiesa, nel cattolicesimo non credo. Beh, ma è un tuo, il fatto che tu abbia costruito questa tua credenza è la tua rinuncia alla ragione. Cioè tu dici io rinuncio alla mia ragione per accettare un Dio, per accettare un angelo, però o le cose sono due, o tu gli esseri di energia li affronti per quello che sono, e allora questo è un discorso, e questo non è più follia, perché anche se alteri la percezione hai comunque un elemento su cui basarti, oppure tu dici io ho una credenza, però se tu hai la credenza hai rinunciato alla ragione, e il guaio è quando tu estendi questo agli altri esseri umani, questo è grave. Ma io non estendo niente, perché guarda, io credo e basta. Se, a me, io personalmente ho trovato dei benefici, però se per esempio se io guardo un albero, per me è dire una preghiera e credere in Dio. Se io guardo la natura, se io... Questo è un aspetto da pulsione di morte. Tu ma puoi fare, tu sei libera di... cioè, nel paganesimo le persone non sono proprietà di un Dio. Per cui le persone hanno il diritto di scegliere qualunque cosa, anche una forma di suicidio. Quello che fa orrore al paganesimo è quando il suicidio viene esteso al sistema sociale. Ora, che il suicidio sia buttarsi giù dal ponte, che sia nel mettersi in ginocchio e credere in un Dio, che sia farsi di eroina, è la stessa cosa, cioè non cambia le cose. Se tu sei arrivata al punto di dire io credo in Dio perché io a questo punto non ne posso fare a meno e mi fa star bene, benissimo. Mi fa star bene. Perfetto, io ti dico, tu continua nella tua vita, cioè continua a fare quello che tu ritieni opportuno fare. Quello che io cercherò di fare è far capire a quelle persone che hanno ancora il potere di sentire che il mondo che ci circonda è vivo, ma che non credono e che non rinunciano a questo. Lo sento vivo io il mondo, non è che sia, anzi, se mi sento viva proprio perché credo un Dio che abbia, come posso dire... Ma l'albero, insomma, no, l'albero, per me non credere in niente, ascolta un attimo, un per Dio. Me non credere in niente, vivere senza credere in niente, ma come, ma che di te? Ma scusa, insomma, cosa stiamo a fare qua? Viviamo 70-80 anni là, siamo venuti su sta terra, basta, dopo finisce allora, tutto. Guarda che tu stai usando il termine credenza come uno scopo della vita, come una funzione. Ma sì, ma perché io ho trovato proprio... E anche io una volta non credevo proprio a niente, però pian piano, tra la vita, la sofferenza, una roba l'altra, ho capito che qualcosa esiste. La sconfitta arriva. Però non è che io credo, capisci, che io vado in chiesa, credo nei preti, perché loro, guarda, conoscono solo Dio denaro. Invece io, per me, Dio... qualcosa di superiore che ha creato la terra, che ci ama tutti. È questo che non esiste, questo vorrei farti capire, cioè il padrone buono non esiste. Questo è che poi tu riesca a trasferire, a cambiare un po' del tuo condizionamento educazionale per avere una forma che ti dia tranquillità, che ti faccia stare bene, un altro discorso. Però è un ripiegamento che fai, cioè io vorrei farti capire questo, beh, non ci riuscirò mai, ma comunque no, non è importante. Perché guarda, sì, no. Ma lo so benissimo, cioè io conosco bene la stregoneria, non ti preoccupare. Non dire so benissimo... stregoneria, scusa, perché la stregoneria per me è quelli che fanno il male. No, la stregoneria è l'arte per costruire il corpo luminoso, per costruire il Dio che cresce dentro di noi, questa è la stregoneria. Tutto il resto che ti hanno raccontato della stregoneria è solo inganno e truffa. Io pratico stregoneria da 20 anni e la stregoneria è solo l'arte per costruire il Dio che cresce dentro di noi. Se vuoi, in termini cattolici, è l'arte per riuscire a spezzare le sbarre, riuscire a cogliere dall'albero della vita eterna. Questa è la stregoneria. Sì, però stai attento, io per esempio io una volta non credevo. Però nessuno mi ha messo in testa di non sono stata condizionata da nessuno a credere. Si sta capisci? Saltata la radio. Pronto? Sì? Mi senti? È saltata la radio. No, no, no.
è saltata la radio in questo momento. Ah, va Per cui... bene, allora ti salutiamo. Ecco, no, no, ecco, è ritornato. Bom, 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 dai. No, volevo dirti che io una volta non credevo a niente, però nessuno mi ha mai messo in testa niente. Sono arrivata da sola con le esperienze della vita. Ma guarda che metterti in testa qualcosa non è un fatto che qualcuno viene, ti mette un imbuto e versa dentro, eh? È la quotidianità che si... che entra dentro di te, cioè la forma che entra dentro di te, ma senza che qualcuno dica io ti insegno questo, cioè è il fare degli adulti che ti entra poco a poco. Quando poi tu nella vita incontri quelle situazioni che hanno delle aderenze a quello che ti avevano insegnato quando avevi un anno, due anni, che poi non te lo ricordi più, tu dai quelle risposte emozionali a quel condizionamento che hai subito. È arte di magia questa, è magia nera. Ma no, no, per me sì. No, guarda. Io voglio dirti che credo in Dio, credo di avere un angelo custode che mi protegge, sì, ma non sempre, guarda, però che mi... Io penso e credo che lui mi protegga. Vabbè. Basta, per me no, mi basta. Sento bene. Vabbè, vabbè. Io comunque continuerò sempre a dire alle persone non credete mai in questo. Tu continua nella tua. Io ti ascolto vabbè. Anche, perché è giusto ascoltare anche... Però per me, guarda, io mi vabbè. Sento bene così e non comunque, mi sento. Comunque, io mi permetto di fare questo perché sono il più forte. Cioè, nel senso che il Dio biblico ha detto che ha distrutto Sodoma e Gomorra, io dico a questo di venire a distruggere me se è capace. Se non manda soldati con qualche mitra o con roghi o con spada, eccetera, lui non ci riesce. Ma perché io sono più forte. Senti, ma tu non hai proprio paura di niente, allora sei... Spero, io ho paura degli uomini, io ho paura della tortura, io ho paura di 12 torturatori in una stanza, e senti, di questo sì ho paura. Senti, ma tu pensi che quando noi muriamo, no, tutto finisce nella vita? Se abbiamo costruito il nostro corpo luminoso non è finita, se invece abbiamo rinunciato alle nostre determinazioni come esseri della natura è come se fosse finita. Cioè come uno storione butta 100.000 uova nel fiume, alcuni diventano storioni, altri vanno marci. Comunque guarda, tu continui la tua idea, io continuo a pensare che sono qua per uno scopo. Va bene, dai. E che credo nel mio Dio, nel l'angelo custode. E che un giorno, quando sarà la mia ora, penso che andrò, magari quando andremo di là, avremo qualche altra cosa da fare. Ecco, basta per va me. Bene, dai. Io mi sento tranquilla così. D'accordo. Comunque me lo hai detto. Me lo hai detto. Eh? Me lo hai detto. Va bon. Ciao. Va bene, ciao. Cioè... quello che io non riesco a capire, scusate un attimo, io sarò sempre duro e tagliente con le immagini cristiane, perché hanno distrutto il divenire degli esseri umani. Ora, quel Dio non esiste, ma non esiste proprio, ma non solo non esiste perché dal punto di vista della ragione vi posso dimostrare che non esiste, ma non esiste perché sono andato io a vedere quello, e qui entra in corso il pazzo, no? Cioè il pazzo viene fuori adesso, e non esiste proprio, cioè la forza delle trasformazioni, la forza della costruzione delle persone, degli esseri, della natura, dell'universo, è all'interno dell'universo, è delle persone, dei singoli esseri della natura, ed è una forza impersonale, cioè, è la forza degli adattamenti, per cui la forza del Dio creatore è solo un'illusione, è solo un'allucinazione, e resta questo, non è altro. Pronto? Ciao. Sì? Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Claudio. Volevo, mi permettevo di parlare un attimo a questa signora, le chiedevo che mi mettevo io a dialogo col suo angelo, mi mettevo io e chiedevo che diritto avrei io di avere una preferenza da quest'angelo, io che ho la pancia piena, io che sto qua tranquillo, che posso pensare che c'ho un lavoro, che diritto ho io avere una preferenza rispetto a chi come lo sono il 90% degli esseri umani, sono posti in carne da macello pura, che diritto ho io a chiedere, non so, un'agevolazione per scendere giù dalle scale, queste baggianate qua, o avere una sicurezza, non so in che aspetto, io che ho la pancia piena. Che quest'angelo custode, che bestia è, voglio chiedere, a dare a me una preferenza rispetto al 90% dell'umanità che è in condizioni assolutamente disastrate, condizioni di speranza di futuro disastrate.
È vero. È vero, è una buona obiezione questa. Saluto veramente questa signora. Spero che rifletta un attimo. Grazie. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao. Sì, è Giampaolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Mi chiedevo adesso che diritto ho io, un essere umano, di imporre un Dio ad un altro essere umano, ad un altro essere esistente, imporre un qualcosa, no? Quando io, se voglio, mi ammazzo, tu Dio impediscimi di ammazzarmi. Se io voglio respiro, se non voglio non respiro. Tu in quel momento, Dio, non mi impedisci di far questo. Puoi impedirmi? Dovrebbe chiedere a quel Dio. Io mi chiedo questo, ma tu cosa aspetti ad impedirmi di fare una cosa? E se è vero che c'è il libero arbitrio, perché muoio? Che libero arbitrio è? Se poi alla fine io devo morire. Certo. E allora tu, Dio, impediscimi di morire oppure fammi morire nel momento in cui io non voglio più vivere. E se c'è il libero arbitrio, perché c'è la morte? Ma penso che siano cose lapalissiane, elementari, per cui uno non so perché non ci debba andare dentro a queste domande. Indubbiamente. Ciao Claudio. Ciao e grazie. Ciao. Questa di Giampaolo è intelligente come risposta, cioè il libero arbitrio come elemento assoluto chiaramente è una cosa che non esiste. Ma la cosa, vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Ciao. Sono Marco. Senti, a proposito del discorso della signora che è da rispettare, però volevo dire alla signora, magari metterle un po' una pulce nell'orecchio. Non è mica, signora, perché si crede in Dio che tutto finisce là. Perché guardi, io le leggo, se adesso mi lasci un momento, no? Un minuto solo. Sì, dai. Cosa hanno fatto altri colleghi suoi che credevano in Dio, signora? Perché non è che ci mette a riparo da crimini che dire bestiali e dire poco. Io una domenica ascoltavo una trasmissione a Radio Rai 3, no? Parlava di religioni. E uno ha letto questo che le leggerò io. Guardi, ci metto 2 minuti, signora. Quel giorno là dovevo andare a mangiare, le confesso che mi era passata la voglia anche di mangiare. Allora, il 30 maggio del 1553 è stata introdotta l'Inquisizione romana a Napoli. Sa perché, signora? Per punire i seguaci, dicevano loro, gli ecclesiastici, di quella maledetta setta luterana, e per purgare la città infetta di eretici. Alcune colonie di eretici, soprattutto valdesi, furono scoperte in Calabria e nell'alto Appennino pugliese. Molti predicatori furono assassinati, impiccati o scannati. Adesso le dico un'altra cosa. Il 14 giugno del 1561, riporta la data di questa lettera, perché è una lettera che un ecclesiastico invia al suo arcivescovo. Allora, 14 maggio 1561, all'arcivescovo di Reggio Calabria, per ordine di sua santità, vi mando la lista dei luterani delle due terre di Calabria, in prigione e morti. Uomini dai 17 anni in su, numero 260. Uomini dai 10 ai 17 anni, numero 50. Donne dai 14 anni in su 510, donne gravide numero 28, figliole con le madri numero 181, figlioli dai 4 ai 10 anni numero 284, di questi già ammazzati e giustiziati fino ad oggi numero 60. Mi auguro, signora, che gli altri che mancano alla lista che le ho riportato di quei numeri sopra si siano salvati, ma ho il dubbio che probabilmente pochi sono usciti vivi da quelle carceri. E le dico sinceramente che mi auguro che questa lettera che arrivava a sua santità, cioè voluta per sua santità e mandata all'arcivescovo di Reggio Calabria, non l'abbia letta dopo cena come dessert. Ciao, ti saluto. Ciao Marco, ciao. L'ultima telefonata, però brevissima, la metto giù immediatamente. Sei pronto?
Salve, sono Gianni. Ciao Gianni, sei l'ultimo però breve, eh? Sì, non sto tanto. Sì, grazie. Volevo dirti, ascoltato la telefonata della signora dell'angelo e quelle successive, però è sbagliato rispondere contestando il credo, perché se uno crede gli puoi dire tutto quello che vuoi, non lo smuovi. Lei ha bisogno di credere nell'angelo, cioè, ma l'angelo è perché è una bella immagine, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, un cavallo, un qualsiasi altra cosa, è un suo problema psicologico che non ha niente a che fare con la verità o meno. Lei ha bisogno di credere in questa figura e vive in questo modo, in questo, ma lei sa benissimo che non è vero. Dentro di sé, nel suo profondo, sa che non è vero. È solo una via di uscita al fallimento, probabilmente, di certi ideali della sua vita, di scopi della sua vita, ma è solo una scappatoia, no? Per non dire, porca era, ho vissuto per niente, sono costretto a vivere, a idealizzare un qualche cosa nel fantastico per dare un senso alla mia vita. Cioè, non riesce a trovare altro scopo che il fantastico. Cioè, il dire durante l'Inquisizione hanno ammazzato tanti bambini, lo sappiamo purtroppo, i criminali sono da tutte le parti, con la croce e senza. Ma non serve. Quello è un problema psicologico di quella signora, che lei crede per dare una risposta, un senso fantastico alla propria esistenza. Questo volevo dirti. Grazie Gianni. Grazie. Ciao, ciao. Allora io sono d'accordo innanzitutto anche con Gianni, perché ripeto, è solo una questione di magia, cioè il credere o non credere non è semplicemente una questione razionale, anzi il credere è irrazionale in se stesso, è una questione di magia, perché Gianni dice una questione psicologica ed è vero. Per quanto riguarda poi il discorso fatto dall'altro radioascoltatore prima ancora, non prendo più telefonate perché chiudo qui la trasmissione, li prenderò dalle ore 19 alle ore 20. Il discorso fatto questo, ma davvero tu pensi che ci sia un angelo che ti protegge a te con milioni e milioni di bambini affamati, denutriti, che vivono le schifezze più incredibili, immaginabili, persone alle catene in Pakistan, in giro, che lavorano nelle fabbriche a fare cose che compriamo anche noi al supermercato a basso prezzo? Davvero tu pensi che razza di Dio è questo? Cioè, pensaci un attimino, forse è proprio il Dio, cioè, dal punto di vista cattolico è sicuramente il Dio, però insomma pensaci tu. Bene, io vi ringrazio per la trasmissione, questa è Magia Stregoneria Paganesimo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Malostica Vicenza. Ci risentiamo alle ore 19 con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, a seconda parte, concludiamo il Sentiero d'Oro. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19.